Chiudiamo il nostro spazio informativo tornando in Regione Lombardia. Un mese e mezzo dall'intitolazione del Belvedere di Palazzo Pirelli ad Enzo Iannacci, recentemente scomparso, la Regione insieme alla famiglia ha voluto rendere omaggio al grande artista nel giorno in cui avrebbe compiuto gli anni, con un concerto al 39° piano di Palazzo Lombardia. Per essere più vicini a dove si trova adesso Enzo, ha detto il presidente Maroni, che ha anche suonato al piano con il figlio di Iannacci Paolo un brano blues. Le nostre interviste all'assessore alle culture di Regione Lombardia Cristina Cappellini e agli attori Paolo Rossi, Cocchi Ponzoni e Massimo Boldi. Assessore Cappellini, ha detto, dopo aver dedicato a Enzo Iannacci il Belvedere del Palazzo Pirelli nel giorno del suo compleanno, non ci poteva essere modo migliore che ricordarlo con la musica. Sì, infatti ho tenuto a precisarlo anche prima, proprio perché tante parole sono state dette, bellissime, soprattutto da chi lo conosceva e da chi ha avuto modo di lavorare con lui, e quindi abbiamo pensato che adesso serviva la musica per dare il giusto omaggio, il giusto tributo a questo grande artista. Visto che però era anche un poeta, lei si intende, scrive anche poesie, che stile poetico troviamo nelle canzoni di Anna? È uno stile unico, inconfondibile, un artista veramente a 360 gradi, appunto dalla poesia alla musica al cabaret, quindi veramente un artista tutto tondo. Il cabaret è stata una serata, un'occasione anche per riunire artisti su un palco, artisti che non si erano riuniti magari tutti insieme, no? Come è stato sottolineato anche da Renato. Sì, infatti è stato un momento toccante e quasi commovente nella sua umanità, ecco, perché rivederli tutti sul palco in memoria di un grande amico veramente è stato un momento toccante. Mi ha insegnato a trovare le storie girando per strada e creando degli incidenti, dei fatti, delle situazioni, degli scherzi, delle sfide, e a incontrare dei personaggi che poi portavano a delle canzoni, a dei monologhi, a delle commedie. E questa cosa mi è rimasta. Questo mi ha insegnato Gaber teoricamente, Fo drammaturgicamente, Iannacci concretamente. Per me Iannacci è sempre vivo, non riesco a pensare che se ne sia andato. E qui poi al 39° piano è un po' che se uno allunga la mano in fondo magari... Esatto, lo tocchiamo, ci stringiamo ancora la mano come una volta. Per me è sempre vivo, sempre nei miei pensieri, sempre. Grazie. Una ricca di personalità, di grandi personaggi, quella di cui faceva parte lei, anche Iannacci. A Milano lei vede ancora questo tipo di personalità, questa caratteristica? Ma insomma, il Milano è cambiata, chiaramente non è più la stessa di 40 anni fa, 50, anzi quando abbiamo cominciato, però ci sono delle nuove generazioni che stanno avanzando prepotentemente, quindi non è finita qui la storia, continua. Qual è secondo lei lo stile che si avvicina di più a Iannacci o a quello dei vostri tempi attualmente? Ma è inavvicinabile lo stile di Iannacci. Iannacci era un poeta, un musicista, un medico, era tante cose messe insieme e quindi insostituibile. E non si può pensare a un altro Iannacci. Ci saranno altri artisti forse dello stesso valore, io me lo auguro, però una personalità come quella sarà molto difficile da ritrovare. Come lo ricordo, per me è ancora qua, per me è sempre con noi e nel mio cuore. Ricordare gli amici che vanno via è bello, ma preferisco ricordarli quando erano vivi, insomma un po' diverso.